Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente è Polifemo. Beh, siamo in una location tipicamente estiva, è Polifemo Summer, Polifemo a Marina di Pulsano, Monte d'Arena, presso la struttura davvero bellissima del Caribe, El Caribe. Parliamo ovviamente di turismo, di promozione del territorio, di marketing del territorio, e lo facciamo con il dottor Egidio Ippolito, sindaco di Crispiano. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Un altro sindaco, l'avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano. Buonasera a tutti. A seguire la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco del comune di Leporano. Buonasera. Siamo in attesa di Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Rappresenta un po' la società civile, rappresenta la categoria, appunto. Lei è titolare del B&B Albergo Lamanna, quindi potrà meglio esporre le esigenze del settore. E allora partiamo subito dal dottor Egidio Ippolito, come detto sindaco di Crispiano. Io penso, sindaco, che la vera sfida che è da compiere è quella basata sulla valorizzazione del territorio. Bisogna ingegnarsi, bisogna fare di tutto per rendere attrattivo, per rendere appetibile il territorio, perché poi tra diktat che vengono da Roma per quanto riguarda la questione ambientale, tagli del governo, bisogna saper fare di necessità virtù e saper, tra virgolette, vendere la propria merce. Le iniziative in tal senso del Comune di Crispiano. Buonasera a tutti quanti, un'opportunità per visionare tutto il territorio, perché poi alla fine quando si promuove un territorio si dà la possibilità di vederlo fisicamente il territorio, anche attraverso le cose che andremo a dire stasera con la tua trasmissione. E pertanto una serie di iniziative già iniziate tempo addietro, nel periodo di maggio, quando abbiamo sperimentato, abbiamo aperto ufficialmente la nostra estate con Crispiano in fiore. Non abbiamo il mare, c'eravamo anche maggio. Sì, una bellissima serata, una bellissima terna di giornate belle, dove è arrivata veramente una marea di gente nell'entroterra, in questi territori delle 100 masserie, e che nel frattempo è diventato anche una città Eden, della quale mi piacerebbe anche dire. Insomma. Avete anche avuto dei riconoscimenti a livello europeo? Abbiamo partecipato a un concorso europeo che si chiama proprio Eden, European Destination of Excellence, dove in effetti abbiamo presentato la nostra candidatura per l'enogastronomia e per il turismo, e la Commissione europea ha voluto che noi fossimo tra le 5 realtà italiane come destinazione eccellenza d'Europa, avendo una grande possibilità di essere su un portale a Bruxelles, e oggi Crispiano riesce a trascinare tutta la terra di Taranto, insomma, con un portale importante dove tu hai un confronto con tutta l'Europa, ed è un fatto eccezionale per questo territorio. Avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano, la capacità di promuovere il territorio anche attraverso proprio l'essere in grado di intercettare fondi, intercettare tutte quelle possibilità finanziarie di varia provenienza nazionale, regionale, comunitaria, per promuovere, per far crescere anche strutturalmente il territorio. Io devo dire che con l'amministrazione attuale che ho capeggio ci stiamo basando sui fondi nostri prima di tutto, perché se uno ha quattrini disponibilità in casa propria può fare qualche cosetta oggi. Poi stiamo guardando, è un comune florido il vostro. Siamo comunque virtuoso, quindi non abbiamo difficoltà a livello di bilancio, e siamo usciti dal patto di stabilità, il che ci ha consentito, quantomeno per quest'anno, di avere 750.000 euro e oltre di investimenti. E il tutto chiaramente sarà ripetuto per i prossimi anni, per i prossimi 4 anni, che più o meno è il nostro mandato. Però devo dire che l'amministrazione si sta muovendo su più fronti, non escluso ultimamente la partecipazione al progetto MICTAV in pratica con il Comune di Taranto, perché noi rientriamo nel progetto, nel segmento Magna Grecia, che è importantissimo per noi, visto che Leporano ha il parco archeologico proprio legato alla Magna Grecia, quindi siamo in tema e siamo in sintonia con la città capoluogo. Bene,
È il momento del... Intanto ci ha raggiunto la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. Grazie dottoressa Lamanna per aver accettato il nostro invito. Poi lei un po' sarà il termometro della situazione, nel senso che ci dirà come sta andando la stagione turistica e poi evidenziando anche i desiderata della categoria. Certo. Yolanda Lotta, la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano. Beh, abbiamo lei è anche assessore ai lavori pubblici, agli spettacoli e alla comunicazione istituzionale. Un cartellone, quello estivo, davvero variegato. Restate a Leporano, 19ª edizione dell'estate leporanese. Beh, un percorso lunghissimo che partito il 25 giugno e termina il 10 settembre. Noi come Delta TV, come Polifemo L'Occhio di Abate, stiamo seguendo alcune serate, alcuni eventi, ma è molto importante perché è un cartellone molto variegato che accontenta a seconda le varie esigenze, i vari gusti. Illustriamolo un po'. Buonasera a tutti. L'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare l'opportunità, la nostra amministrazione è capeggiata dal nostro sindaco, dall'avvocato Angelo D'Abramo, che ci ha sostenuto affinché questo programma si portasse avanti, perché sono 40 eventi dove è partito il primo appuntamento il 25 di giugno con un concerto del Te Deum in occasione del bicentenario della morte di Giovanni Paisiello. È stato un grande successo, però gli appuntamenti proseguono ancora perché il 10 di agosto abbiamo una chicca che è musica nei vicoli. Questa musica nei vicoli comprende un itinerario nel centro storico dove sarà addobbato di luci, ma anche di enogastronomia, mercatini, e ci saranno una decina di band in tutti i vicoli particolari del centro storico. Poi abbiamo la manifestazione del nostro santo patrono 3, 4 e 5, perché il 3 abbiamo la presenza di Tony Esposito come cantante degli anni 70, e poi abbiamo anche delle chicche, diciamo, che fanno parte del cartellone della rassegna L'estate a Leporano, che è il Vivi il Medioevo, e il 5 e il 6, il 7 e l'8 abbiamo anche un percorso culturale all'interno del castello. Le manifestazioni si concluderanno il 10 di settembre con il Satirium per l'archeologia. Un altro appuntamento importante è il 19 di giugno con il 19 di agosto, scusi, con il Discoteca in Piazza con i DJ di Radio Norba. Bene, dicevamo, Irene Lamanna rappresenta un po', come dire, il termometro della situazione del turismo nella provincia ionica, nel senso che lei è presidente dell'Associazione Taranto Turismo, è titolare del B&B Albergo Lamanna, quindi chiaramente può, come dire, monitorare, ci può dare delle prime anticipazioni su come sta andando la stagione turistica. Sembra che la risposta è buona, secondo me, però si potrebbe fare molto, ma molto, ma molto di più. Io intanto ti ringrazio per avermi dato l'opportunità una seconda volta di partecipare Dispiano, ecco. E da oggi eravamo in inverno anche con delle persone che stimo tantissimo, pur non conoscendoci personalmente, il sindaco e il vice sindaco. Poi magari vuole faremo nel suo B&B, Albergo Lamanna, potremmo anche invitare il sindaco di Taranto. Siamo a Taranto. Siamo a Taranto, invitiamo il sindaco di Taranto, per me non ci sono nessun problema. Intanto per me è un onore essere qui con loro, che sono una espressione di movimento e soprattutto di concretezza dal punto di vista dell'economia territoriale e quindi in primis del turismo. Ho seguito attentamente il palinsesto del vostro comune e purtroppo mi sono sentita un po', come si dice, un po' piccola piccola, perché noi purtroppo non abbiamo anch'io questo. La seguo molto. Grazie.
non abbiamo questo parterre da poter offrire ai nostri turisti e ai nostri residenti. E ovviamente una fonte di ispirazione, concedetemelo, è il sindaco di Cristiano, che ormai sono anni che fa turismo, da prima con le Proloco, poi come responsabile regionale e provinciale, e comunque un'icona della promozione turistica. Il nostro territorio sta crescendo, si sta movimentando, ma purtroppo io non posso ringraziare l'amministrazione locale, posso invece ringraziare la provincia, che si sta muovendo molto che si stanno muovendo molto bene, permettendoci di riflesso di crescere. Però Taranto come territorio sta offrendo poco quanto niente, e più scempio che altro. Ovviamente non è inutile nascondersi dietro un dito, però purtroppo è davvero triste pensare che la domenica e quindi anche poi lunedì i cassonetti, dico proprio per capirci, non vengono svuotati. Ovviamente allora, non mettiamoli in difficoltà con i turisti. No, e allora uno dice: no, ma come possiamo promuovere il turismo? Come possiamo dire al turista: vieni, eppure grazie a Dio abbiamo il Castello Aragonese, abbiamo il Martà. Come facciamo a dire a un ristoratore: impegnati per la città, quando poi i tavolini si trovano a fianco ai cassonetti traboccanti di rifiuti? O alle blatte. Sui goli. Però al di là di questo, io devo riconoscere una nota di merito intanto, come dicevamo, alla provincia, che ci sta permettendo di vivere di luce riflessa, ecco, perché comunque quantomeno noi abbiamo una guida, oltre al Castello Aragonese e al Martà, abbiamo una guida per i nostri ospiti, per i nostri turisti, permettendo di visitare la provincia, quindi le sagre, i palinsesti degli altri comuni, e ovviamente per noi è già un respiro, perché comunque abbiamo l'opportunità, anche perché Taranto è anche la provincia. Però una nota di merito bisogna riconoscerla anche ai tanti commercianti, imprenditori e alle varie Proloco dei vari quartieri, che si stanno impegnando al massimo per poter regalare sia ai residenti che ai turisti che ci sono delle opportunità. C'è stata l'ultima proprio a San Vito, organizzata dalla nascente Proloco San Vito qualche giorno fa, il Magna Mare, è una prima edizione, devo dire riuscita benissimo, sicuramente ci sarà da migliorare. I meriti non sono assolutamente miei, ma sono della Proloco San Vito e dei commercianti che ci hanno messo del loro per fare in modo che un palinsesto lo avessimo anche noi, e la stessa cosa stanno facendo gli altri quartieri. Okay. Dal punto di vista della ricettività e dell'ospitalità, diversi turisti italiani per il momento si stanno registrando, qualche straniero, ma gli stranieri, diciamo che rispetto agli anni precedenti, sono un po' diminuiti, e soprattutto molte le attività sportive sportive e culturali che stanno. Ma non ci bruciamo tutto nella prima risposta, perché voglio proprio considerare proprio in maniera, per così dire, disaggregata i vari dati, le varie fonti di entrate in estate. E allora riprendiamo il nostro giro da Egidio Ippolito. Tanta passione, lei ha l'esperienza, ha decenni e decenni di Proloco alle spalle, quindi ovviamente chi meglio di lei può manovrare la macchina del turismo. Ma non è semplice, perché poi bisogna anche creare come dire, rapporti, creare connubi, creare agganci con le varie realtà per far sì che una manifestazione possa avvenire, a maggior ragione se quella manifestazione ha un respiro non prettamente, non meramente locale, ma ha una dimensione più ampia. E noi, prego. No, dicevo, è proprio questa la sfida più importante. Ecco, parliamo di quelle iniziative che hanno avuto un respiro che certamente ha esondato, passatemi questa espressione tra virgolette, dalla realtà meramente provinciale, localistica. Beh, io il primo ho iniziato a parlare di Crispiano in Fiore, no? Che è stato un po' per noi l'apertura ufficiale di questa nostra estate cristianese, in un territorio non baciato dalla fortuna, perché non è giusto termine, però baciato da tantissimo lavoro fatto in tutti questi anni
come diceva giustamente, per 30 anni di Proloco, che veramente mi hanno fatto confrontare con tantissime realtà, e oggi sto portando in quell'assise più importante tutte le conoscenze che nel frattempo ho fatto, e non sono di poco conto, perché poi alla fine la cosa che mi riempie di orgoglio e mi riempie di gioia in modo particolare è quando trascini quelle persone che hanno di questa nostra aria tarantina in generale, perché io ormai parlo una lingua tipicamente tarantina, mi dispiace, io concordo perfettamente con Irene. È una città che potrebbe esplodere, ma intanto in questo momento è la provincia che trascina la città. Mi dispiace, io non voglio offendere nessuno, perché non ho le capacità e non è mio sicuramente costume assolutamente, però devo dire che questa straordinaria città che ti fa innamorare appena la vedi non risponde per quello che dovrebbe rispondere. Allora la provincia sta facendo il proprio, noi invece abbiamo sicuramente un trend molto molto importante, noi abbiamo molti stranieri sul territorio, veramente ci siamo meravigliati, perché alla fine siamo anche ai piedi della Valle d'Itria, e quando io mi arrabbio, perché in effetti uno straordinario Salento prorompente come non mai, una Valle d'Itria che è superante in questo momento, e poi ci stiamo vedendo anche in una Matera, allora considerate in questo momento abbiamo 850.000 presenze a Matera e siamo ancora nel 2016, immaginate cosa accadrà nel 2019 quando questa terra, in modo particolare Taranto, avrà la sua grande funzione, o meglio la terra di Taranto, la terra della Magna Grecia, esposo perfettamente anche il discorso degli amici di Leporano, sarà un'esplosione straordinaria. Ma la domanda che mi faccio, la città di Taranto intesa proprio come i confini tarantini, è pronta per fare questo? Io uno sprono l'ho fatto più volte, bisogna spronare la gente di Taranto ad amare principalmente la propria città. Là c'è il segreto di tutto. Se riusciamo a capire questo, questa città è una delle città più belle d'Italia, ma ancora non l'abbiamo capito. E di questo anche noi in provincia subiamo un po'. Certo. Però noi camminiamo con le nostre gambe. È paradossale che l'effetto traino provenga dai comuni della provincia. E in questo caso Leporano, Crispiano sono davvero dei comuni, come dire, capofila, per così dire, comuni guida. Ci stiamo occupando di turismo, di promozione del territorio, e lo stiamo facendo con alcuni sindaci, il dottor Egidio Ippolito, sindaco di Crispiano, l'avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano, la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, e con la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Siamo nella meravigliosa cornice della struttura del locale El Caribe, sito in Marina di Pulsano, per intenderci litoranea, Monte d'Arena. Beh, davvero vi faremo vedere, mentre gli ospiti disquisiscono, un po' le immagini di questa bellissima struttura. Beh, dico anche che sono legato così affettivamente a questa struttura, mi ricorda tante cose, e vi posso dire che anche nel periodo invernale, autunnale, invernale, siccome io amo il mare d'inverno, è molto suggestivo e molto poetico, tranne il periodo compreso tra, diciamo così, dicembre e gennaio, il Caribe nel weekend, o almeno la domenica, è aperto. E allora io la domenica prendo la macchina, faccio i miei bei 20 km da Taranto, e la verità, potete chiederlo ai titolari, mi vengo a prendere un gelato, un caffè, e la location, il quadro è meraviglioso. Ora vi manderemo alcune immagini che abbiamo girato sul far del tramonto, ora è sera, ma vi posso dire che è un quadro davvero bellissimo. E allora, sindaco, comune di Leporano sempre pronto, non a caso quando c'è stata la debacle del comune di Taranto relativamente alla iniziativa Piazza Azzurri, ossia la partita della nazionale italiana vissuta in piazza con i cittadini, con un maxi schermo, un'iniziativa di Telenorba, il comune di Taranto, per ragioni che ancora non ho compreso, ha a un certo punto negato la possibilità che la manifestazione avesse luogo, dopo che erano state date le autorizzazioni. Il comune di Leporano in 4:48 ha detto: bene, non c'è problema, spostatevi da noi, e questa festa di sport, di aggregazione, di socializzazione, di amicizia si è svolta in quel di Leporano.
Io non entro nel merito perché No, parliamo della vostra prontezza. La comunità Taranto però voi siete stati rapidissimi. Avranno avuto le loro ragioni, chiaramente non entro nel merito perché gli amici di Taranto hanno assunto la loro decisione. Però non, non entro nel merito. Però parliamo della vostra prontezza. Il merito va dato. Come sindaco ho subito colto l'occasione perché era importante utilizzare un veicolo così importante, quello di Radio Norva, in piazza, attraverso Piazza Azzurri, e per me era importante, per un piccolo comune a costo zero, chiaramente andare in onda su tutto il centro-sud e lanciare il messaggio leporano. Cioè in quel momento è entrato in tutte le case in maniera forte, fortissima, e questo l'ho valutato mentre io tornavo dal Corte d'Appello, che ho avuto udienza. Sono entrato in maniera forte e ho dato un'occasione per il nostro paese che era più unica che rara, e chiaramente questo ha aperto altri orizzonti anche con la proprietà di Telenorba, Radio Norba. Poc'anzi ha detto il vice sindaco che avremo il 19 in piazza i DJ di Radio Norba, che chiaramente porteranno avanti uno spettacolo a livello di eccellenza per quello che è il settore della disco music, però chiaramente abbiamo aperto altri orizzonti con la proprietà di Telenorba, con il quale io ho avuto rapporti, mi hanno ringraziato, e quindi chiaramente questa è un'occasione e io ho colto subito l'occasione della quale facciamo tesoro tutti quanti a Leporano. Vice sindaco, dottoressa Lotta, sono molto importanti queste iniziative perché da un lato realizzano l'aggregazione sociale, ma soprattutto abbattono, tra virgolette, quella barriera che in genere purtroppo in Italia si sta creando tra chi amministra e chi è amministrato, tra il palazzo ed i cittadini. Invece è bello vedere, a Leporano ero presente sabato scorso, c'era la sagra della salsiccia e c'era della buona musica, c'erano delle degustazioni, c'era l'enogastronomia e c'eravate voi dell'amministrazione, così a passeggiare, a chiacchierare con i cittadini. È vero, noi abbiamo coinvolto soprattutto le associazioni locali, perché sono la benzina dell'amministrazione comunale. Poi noi siamo un gruppo di giovani amministratori, perché siamo tra la gente e per la gente. Come dicevi giustamente tu, ci vedrai sempre per strada a parlare, a dialogare, perché noi prendiamo le istanze della gente e poi le istanze le portiamo nel palazzo e risolviamo i problemi. Siamo un'amministrazione che vuole risolvere le problematiche ed è per questo che la gente viene da noi, ci vede come uno di loro, nel senso che siamo persone come loro e non hanno timore di avvicinarsi all'amministrazione. La porta del sindaco è sempre aperta, la gente a tutte le ore, non c'è un orario di ricevimento, a tutte le ore arriva e parla, non hanno bisogno di un appuntamento. Bene. Soprattutto io sono in piazza la mattina con tutta l'amministrazione, cioè il sindaco come gli amministratori devono essere il punto di riferimento ed è importante. Io occupo molte volte il centro della piazza, ma vado anche sugli altri marciapiedi. È importante avere come punto di riferimento l'istituzione, ma anche l'amico. Cioè bisogna chiaramente portare avanti le due cose in maniera degna e nel rispetto chiaramente della comunità. Irene Lamanna, dicevo nel mio precedente così intervento, cerchiamo di analizzare il dato del turismo a Taranto. Ora stiamo registrando, è lunedì 1 agosto, siamo a metà del guado, a metà dell'estate. Analizziamo un po' i dati proprio relativamente all'incoming. È soddisfatta, non è soddisfatta, si aspettava di più, pensa che in quest'altro mese, pieno di agosto, possa avvenire qualcosa, nel senso ci possa essere anche un ribaltamento, magari in positivo, perché ci deve ancora dire se è positivo, se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno, ma chissà che magari il mese di agosto, che è il mese delle vacanze per eccellenza, possa far tirare la volata al turismo ionico. Il turismo a Taranto, io mi occupo di turismo dal 2003 e ho visto la crescita del turismo
quando non c'era, quindi dal 2003 fino al 2011, un turismo che ha galoppato nonostante le problematiche di sempre del nostro territorio, però c'era molto impegno, c'era molta crescita, c'era molta intenzione della promozione e quindi c'è stato questa punta di massima nel 2011 del turismo ionico, che poi purtroppo ha cominciato ad avere un decadimento importante a partire dal 2012, ovvero da quando i tarantini, i residenti e purtroppo la pubblica amministrazione la pubblica amministrazione ha permesso devastamento della cultura del turismo tarantino. Ecco, un brand della città di Taranto potrebbe essere Taranto città della cultura, intesa come cultura non soltanto quella tecnica, ma la cultura storica, la cultura enogastronomica, la cultura del mare. Secondo me questo è il brand per la nostra città. Purtroppo dal 2012 abbiamo iniziato a parlare di Ilva, ci siamo voluti insomma dare da soli con la zappa sui piedi e questo purtroppo ha però, danneggiato Irene, noi. Se c'è, non è che possiamo mettere la polvere noi, sotto il tappeto. No, per carità, ha danneggiato noi e sta danneggiando anche la provincia. Io non metto in dubbio il fatto che ci sia e con tutti quanti abbiamo sempre portato avanti questa teoria, però di contro bisogna avere la capacità di mettere il peso più importante sull'altra parte della bilancia. Perché? Perché altrimenti se il lato del turismo rimane vuoto e quello dell'Ilva continua a pesare di acciaio, purtroppo il turismo, l'economia turistica non potrà mai e poi mai risalire, danneggiando, ribadisco, non soltanto noi, ma l'Interland che per il momento ci sta trascinando. Quindi il problema è questo, il turismo sta comunque, anche quest'anno ancora c'è, la punta di massima si avrà nell'agosto, nei mesi di agosto, mentre prima partiva già alla grande dal mese di maggio-giugno, era un arrivo continuo di turisti stranieri perché viaggiavano e viaggiano a basso costo, che chiaramente si trovano maggiormente nei mesi di maggio, giugno e luglio, agosto siamo solo noi italiani che viaggiamo alle massime tariffe e poi a settembre ricomincia il turismo straniero. Quest'onda purtroppo per noi si è fermata. Viviamo molto, ribadisco, di rendita della provincia, faccio un esempio pratico. La regione, quindi Bari, Andria, Trani, solitamente vengono da noi a Taranto per venire nel mare qui a Leporano e quindi questo ci fa vivere di riflesso, perché le strutture ricettive della città di Taranto possono ospitare nei weekend il turismo regionale. Però è un importante intervento, lo sta dando perché sta crescendo da solo, come dicevo prima, il turismo sportivo a Taranto, che è poi quello della vela, della canoa, del SUP, il turismo del mare, che sta in maniera irrompente, si sta pronunciando. Beh, sì, sfruttare territorio. Ovviamente la risorsa mare. Sì, diciamo che. Ecco, vedete, nel momento in cui stiamo parlando, il mare di sera con il suo scrosso fa sentire così la sua voce. Quindi diciamo che il turismo sportivo ci sta dando l'opportunità di avere dei movimenti di incoming anche importanti grazie alle attività turistiche, gare, regate, campus, che comunque si stanno muovendo sul nostro stesso territorio. Sindaco, parlavamo di un rapporto molto saltato il sindaco Egidio Ippolito, è stato un lapsus purtroppo. No, mi è venuto un pensiero perché quando lei ha parlato di turismo del mare, quindi il discorso del turismo sportivo, io mi è venuto un altro tipo di turismo, quello cosiddetto religioso, e quindi chiaramente sono molte anche le iniziative del comune di Leporano legate agli eventi religiosi. Abbiamo detto la festa di Sant'Emidio, ma la festa di Sant'Emidio è la festa patronale, ma ce ne sono tante altre. Penso per esempio a tutti gli eventi pasquali che noi abbiamo anche seguito, e quindi questo connubio tra associazionismo, realtà religiose e quant'altro. Il rapporto con le associazioni è
sarà sempre importante nei rapporti tra amministrazione e comunità. Abbiamo chiaramente bisogno di viaggiare insieme, perché collaborando e stando insieme si va avanti, si raggiungono gli obiettivi. Il fatto di privilegiare anche il rapporto con la Chiesa, con il culto, noi abbiamo fra qualche giorno... Don Pasquale Morelli. Abbiamo fra qualche giorno la festività del solenne del Santo Patrono, quindi noi siamo legatissimi a Sant'Emidio, ma anche la presenza di Monsignor Pasquale Morelli per noi è importantissima, perché abbiamo unito le due pietre forti, toste, come diciamo noi. La pietra martinese, perché Don Pasquale Morelli è martinese, e noi leporanesi, che abbiamo anche più o meno le stesse caratteristiche, quindi viaggiamo in sintonia. Questo viaggiare in sintonia ha portato già, questo è già certo, abbiamo i dati precisi, un investimento da parte della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, sul Leporano di 2 milioni e mezzo di euro. È stato già deliberato la CEI, quindi avremo la struttura nuovissima, la nuova chiesa, con la struttura ricettiva per i ragazzi e per il seminario, e chiaramente la presenza anche del Vaticano nella nostra zona. La struttura verrà realizzata, sarà realizzata nella zona Sant'Omai a Gandoli, e già sono partiti i primi lavori per quanto riguarda proprio l'aspetto geologico, e il progetto è pronto, e chiaramente la chiesa e tutta la struttura sarà intitolata a San Giovanni Paolo II. Di questa cosa io l'ho trattata già dopo un mese dalle elezioni, l'ho tenuta nello scrigno, molto come una reliquia, diciamo, utilizzando un termine religioso, e siamo chiaramente orgogliosi di avere questa presenza della CEI, ma soprattutto dobbiamo ringraziare Don Pasquale, ma soprattutto l'Arcivescovo di Taranto, che ci sta dando una grossa mano. Noi saremo chiaramente molto vicini e molto attivi sotto questo aspetto. Abbiamo altre idee, altre cose, altri progetti da portare avanti, e sicuramente insieme saremo in grado di raggiungere gli obiettivi. Recuperiamo, e mi scuso con il salto con il sindaco Egidio Ippol. E allora, cosa bolle in pentola? Qualche anticipazione, perché so che lei, sindaco, è una fucina, una miniera di idee, non sta mai fermo col pensiero e con i fatti e con le azioni. E allora cosa si sta profilando, almeno è quello che si può dire, le sorprese le riserverà certamente, però quello che si sta programmando, mettendo, come dire, in cantiere. Allora, di recente si è concluso anche il carnevale estivo, che è una manifestazione che veramente porta una marea di gente e che tra l'altro fa conoscere appunto questa nostra enogastronomia, oltre a mettere in risalto anche le bellezze dei carnevali non solamente del sud ma anche del nord. Infatti abbiamo questo rapporto ormai consolidato anche con Venezia, che ci porta molto lontano, perché in pratica anche noi abbiamo questa sorta di gemellaggio con la città lagunare anche nel periodo invernale, e la cosa ci fa molto piacere. È chiaro che anche noi abbiamo in questo periodo la festa patronale, dove diventa un richiamo anche per tutte quelle persone che si allontanano dal paese, ma anche di forestieri che vengono a vivere il mare e poi si spostano nell'entroterra per trovare in collina magari un po' di frescura in più. Abbiamo altri appuntamenti con grosse manifestazioni come Tra sogno e realtà. Quest'anno abbiamo una finale a Crispiano, una trasmissione di talent con la 5, con le reti Mediaset, e vedrà 200 concorrenti da ogni parte di Puglia, e lì ci sono veramente due giornate pienissime di gente, perché tutte le selezioni fatte in tutta la Puglia portano come finale Crispiano, pertanto una sorta di pubblicità di riflesso, come diceva, in campo nazionale, che ci fa molto piacere. Certamente questa è la prova provata che si fa anche in estate un turismo all'interno della nostra terra tarantina, sui colli e sulle colline. Noi siamo terra di masserie e trulli, pertanto rimarchiamo anche questa presenza in quella terra della Valle d'Itria, però poi viviamo queste bellissime masserie. E poi tutta una serie di appuntamenti serali per dare la possibilità ai crispianesi, ma non solo, di vivere una città che, lo dico con un pizzico di ambizione in più, la stanno definendo adesso la Piccola Ostuni, perché in pratica stiamo recuperando grotte e scalinate. La città nostra, che è un saliscendi, ha 33 scalinate che noi stiamo dando in gestione anche ad esercizi per farne un grande ristorante all'aperto, e viene qui spiaggi veramente una città che magari
nessuno potrebbe mai immaginare, è una realtà tarantina di cui ne sono fiero, e a me piace anche questa trasmissioni che in maniera egregia riesce a condurre. Io quando parlo dei comuni, sì, non ci sarà una trasmissione in cui non ci saranno Crispiano e Leporano, perché con i fatti voi, per carità, sarei ben lieto, e non è piaggeria, di ospitare, grazie, altri sindaci, perché ci sono anche altri sindaci che operano, che lavorano, per l'amor di Dio. Però dico, è bello vedere, no? Cioè, vedere un territorio, a me fa rabbia proprio, credetemi, vedere anche a Taranto tante risorse, un valore inestimabile, così è come uno che ha un tesoro, una pietra preziosa e la tiene buttata in un cassetto. Allora dico, ben vengano quelli che sanno valorizzare. Io quando vengo qui vedo la litoranea, ecco perché dicevo, sarà una mia fissazione, ma io adoro la litoranea, adoro questi paesaggi. Io d'inverno mi faccio la passeggiata per vedermi questi panorami e poi dico, ma caspita, ma perché dobbiamo vivere di acciaio quando noi potremmo vivere di turismo, di agricoltura, no? E questo però, dottor Abbate, dovremmo crederlo un po' tutti quanti, perché in pratica chi vede un territorio con una visione a 360 gradi vede nel giusto, perché sta cambiando anche la mentalità, devo dire, anche lo Stato ormai ci sta imponendo a fare sistema, magari anche nel passato con una mentalità molto gretta per certi versi, ognuno pensava a curare il proprio orticello e nessuno doveva entrare nei propri confini, oggi invece lo Stato stesso ci sta imponendo a fare scelte di sistema che fanno bene a tutti quanti, e credo prima faceva il riferimento il sindaco di Leporano al MIBAC con un'opportunità per una realtà che deve avere meno 150.000 abitanti, certamente pur di non perdere questa opportunità si è costretti a stare insieme, pertanto creare anche delle opportunità, progettualità con un filo conduttore che mette insieme tutte queste realtà. Questo è il vero turismo, okay, del prossimo futuro. Dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, indubbiamente è importante rendere attrattivo il territorio attraverso le opere pubbliche, attraverso i lavori pubblici, rendere un territorio, come dire, ospitale. Intanto un territorio può avere appeal turistico quando è dotato di strutture sue proprie che avvicinano la gente anziché allontanarla. Parliamo dei lavori pubblici, lei detiene la delega assessorile ai lavori pubblici. Ecco, quello che si è fatto negli ultimi tempi e quello che si sta progettando per rendere il comune di Leporano sempre più a misura di cittadino e attrattivo per chi viene da fuori. Allora, noi abbiamo ultimato dei lavori all'interno del Castello Muscettola, il salone delle feste, dove abbiamo proprio il 25 l'abbiamo inaugurato, però abbiamo avuto anche un finanziamento per il completamento della torre e diciamo che entro fine anno sarà già terminato il lavoro, perché l'abbiamo appaltato circa un mese fa. Poi sul territorio siamo attentissimi, perché con l'amministrazione comunale abbiamo voluto stiamo attenti a tutto il manto stradale. Ci siamo mossi affinché tutto il territorio fosse coperto da questo servizio. Stiamo lavorando, i lavori sono stati seguiti personalmente dal sindaco. Quindi la sicurezza stradale. Sulla sicurezza stradale, dal sindaco, da me personalmente. La mattina ci alziamo di buon'ora con l'ingegnere, andiamo a controllare personalmente il territorio, ma non solo per quanto riguarda le buche, ma anche per la pulizia del territorio. Stiamo anche vedendo di appaltare l'extramurale per dare un senso anche stiamo dando delle priorità, ma anche la pulizia del territorio con l'assessore all'ecologia. Stiamo cercando di tenere il territorio anche pulito nel lungomare. Siamo qui nella suggestiva cornice di El Caribe, non siamo ai Caraibi, ma siamo in una zona altrettanto bella, quella di Montedarena Marina di Pulsano, Taranto, litoranea. E allora, Irene Lamanna, abbiamo parlato di cultura, forse anche importante un brand, un marchio riconoscitivo della nostra offerta.
Sì, come ci dicevamo prima, Taranto ne sta cercando tanti. Spartani, non spartani, che per carità io non le associazioni di spartani che sono in guerra tra di loro. Ma noi siamo come i napoletani, abbiamo il lato comico e quindi ci facciamo e ci disfacciamo da soli. No, sarebbe importante sì dare un unicum al territorio Taranto, che appunto comprende anche la provincia, perché Taranto non deve essere vista solo come il borgo o come San Vito o come Talsa, come quartiere, insomma, deve essere vista come un unicum dell'intera provincia, esattamente come ha fatto il Salento. Il brand Salento non comprende Lecce, ma comprende Gallipoli, Ostuni, Santa Maria di Leuca, comprende proprio tutta la parte del Salento. Quindi è la stessa direzione che dovremmo prendere noi come città con l'intera provincia, questo dal punto di vista proprio del marketing territoriale, della comunicazione, quindi una parola che unisca tutti, ognuno con la propria caratteristica. Magari poi ci possiamo confrontare anche sentiamo a seguire il vice sindaco. Taranto questo non ce l'ha, si sta arrampicando in questi anni, assolutamente tante proposte, tutte valide, perché anche quella che abbiamo nominato degli spartani è una nicchia, non esagererei col brand, può essere una nicchia turistica, una opportunità, un segmento turistico, come lo è lo sport alla fine, no? Ci sono gli spartani, coloro che seguono quel segmento turistico, che possono essere portati a visitarci per determinate ragioni. Farne un brand che includa l'intera provincia mi sembra un po' eccessivo, quindi indubbiamente è importante questo. Ma prima di arrivare al brand, io sorridevo quando hai fatto la domanda sulle infrastrutture, che è uno degli argomenti a me più cari, e sui lavori pubblici, che purtroppo sono le fondamenta del territorio. Cioè il turismo non può partire se non c'è sicurezza, se non ci sono infrastrutture, soprattutto se non ci sono adeguate opportunità di turismo sul territorio. Noi abbiamo zone dove non siamo forniti di acqua potabile né di fogna, sì, purtroppo, e sono 40 anni che la gente si riempie le proprie botti in casa di acqua potabile con i camion, ancora come succede in Africa, forse neanche. Lì sono in paesi in via di sviluppo, qua forse neanche. E qui forse neanche, quindi noi siamo ancora a questo stato e proseguiamo su questa direzione. Quindi sappiamo benissimo, e penso che Egidio possa aiutarmi meglio in questo, il sindaco di Cristiano possa aiutarmi, ormai è un amico. Vabbè, perché chiamiamoci per nome. È un amico anche della provincia, quindi. Mi fa piacere. Può darmi una dritta anche su questo. I tour operator, lì dove mancano determinate infrastrutture come l'acqua e la fogna, solitamente non prendono proprio il territorio in considerazione, perché è un riflesso negativo per il tour operator. Quindi Taranto, qualora dovesse essere presa, insomma, in consegna dai tour operator, dovrebbe avere anche un assetto da questo punto di vista più che eccellente, e purtroppo non c'è, e quindi qua la cultura la facciamo cedere sull'asfalto. In materia di sicurezza, che dire, non eccelliamo neanche in questo. L'ultimo lutto c'è stato proprio nella notte tra sabato e domenica, proprio sulle strade di Taranto, dove gli ultimi lavori della rotatoria e dei dossi purtroppo stanno creando un po' su tutto il territorio molti incidenti mortali. Ma erano tanto belli erano così belli quei semafori? Ma io sulle rotatorie non ho nulla da dire, perché comunque ormai sono un è po' una pericolosette. I dossi li vedo molto pericolosi, perché già tre incidenti sul territorio hanno provocato la morte a tre motociclisti, tre ragazzi giovanissimi, e questo, pensate se fosse successo un turista, avrebbe portato via un buon ricordo. Bene, Yolanda Lotta, parlavamo di questo brand legato alla cultura, ecco, questo scambio culturale tra Taranto e Leporano. La Manna diceva: fare un brand unico è difficile. Secondo me invece è facile, perché
bisogna mettere insieme, io la chiamerei la terra dei cinque sensi. Chi ha l'enogastronomia, la vista, l'olfatto, il gusto, l'udito e l'enogastronomia. Voglio dire, tutto questo insieme, chiamarla sembra la terra dei cinque sensi, comprenderebbe tutto il territorio, diciamo, sia di Taranto e provincia. È un brand che si potrebbe è anche molto bello, effettivamente. Un altro aspetto legato all'Leporano, notavo come queste iniziative dell'estate leporanese non hanno una dimensione prettamente locale legata all'Leporano, ma vedo che spaziano con altre realtà. Abbiamo visto i rapporti con Martina in occasione della mostra di pittura Ionio Mare da Amare, ma anche con altre realtà tipo Napoli, la mostra di pittura della scuola napoletana in Puglia, cioè delle iniziative che non sono la tipica sagra, che ci vuole anche quella, è bellissima, è importante, però state spaziando in una dimensione sovraprovinciale. Abbiamo anche un altro appuntamento che ho dimenticato di dirlo, con Radio Vaticano il 2 di settembre con la regista Spaziani, che porterà in scena Giovanna d'Arco, e arriveranno direttamente da Roma per portare in scena questo, questo spettacolo all'interno del Castello Muscettola. Perciò noi abbiamo spaziato, abbiamo voluto considerare proprio questa opportunità di dare un ampio respiro a un calendario che non è soltanto regionale, non è soltanto locale, ma va anche al di là del territorio. Sindaco Ippolito, anche Crispiano si sta confrontando con altre realtà, e quali idee le sono venute così, girando l'Italia, l'Europa? Lei è stato presente se non erro, al Parlamento europeo? Sì, a Bruxelles. A Bruxelles. Per essere premiato, appunto, come vede. Appunto. Cioè, quali esperienze nazionali ed internazionali intende mutuare e portare nell'ambito di Crispiano, ma non solo Crispiano, poi a beneficio di tutta la comunità ionica? E io, quando parlavo del discorso dell'Eden, no? Questa è una bella possibilità per tutto il territorio. Perché quando mi è capitato, io a dire la verità, ma lo dico perché è accaduto, insomma, essere stato premiato anche l'Expo, no? Come, mi permetti Angelo, il miglior sindaco d'Italia, ma l'hanno deciso con una commissione, non per la promozione del territorio e non per altro. E poi andare lì all'Expo, essere lì presente tra tutti i rappresentanti d'Europa e parlare di Crispiano, no? È straordinario, perché prima di tutto di far capire dove si trova Crispiano, di far capire dove si trova Taranto. Beh, per la Puglia devo dire invece che la cosa va un po' meglio, perché in effetti è vero che National Geographic, no, dice che noi siamo la regione più bella del mondo, questo lo conoscono veramente in tutta Europa, e di questo mi fa veramente, mi fa felice, perché sono un essere di questa straordinaria terra pugliese, e andare lì e avere un'opportunità, avere una finestra in Europa che parli di Crispiano e parla di Taranto, beh, io penso che questa è una cosa che dobbiamo condividere con tutti quanti che abitiamo sul territorio. Io, quando sento gli amici di Leporano, ma con Irene capisco anche le sofferenze, perché una zona bella come quella di San Vito, insomma, io mi meraviglio, lo dico, non so se sto facendo un errore, mi meraviglio veramente che ancora non ci sia l'acqua e fogna a San Vito. Non è certamente un segno di grande. C'è una parte di San Vito, Lama e Talsano, cioè sono le tre borgate, e c'è anche un quartiere proprio più del centro che non ha acqua e fogna. Perché l'operazione, ci sono 16 milioni di euro della regione che sono stati destinati per fare proprio queste operazioni. E io proprio questo stavo arrivando da solo, perché poi, se si attende, se si hanno delle belle progettualità, il territorio è veramente popolare. Io faccio mente locale adesso un importante finanziamento a cui abbiamo attinto con decisione, anche perché noi abbiamo un territorio che va da 108 metri nella gravina a 460 metri, pertanto tu cammini e vedi che cambia proprio scenograficamente il territorio. Però abbiamo un problema importante, perché noi, essendo i piedi del parco comunale delle Pianelle, prendiamo tutte le acque delle Pianelle, pertanto abbiamo un grosso rischio idrogeologico.
Abbiamo presentato anzitempo un progetto, perché oggi devi essere lesto a presentare progetti importanti, puri, anche se preliminari, però bisogna presentarli. È solo questione di 3 giorni fa noi abbiamo avuto 5 milioni di euro per bloccare le acque alla valle delle Pianelle, a monte della città, e mettere in sicurezza un paese. I servizi importanti ci sono tutti quanti, questo dovrebbero fare tutte le amministrazioni, mettere in tranquillità anche un territorio, magari anche dei rischi come ce li abbiamo noi, e in quella maniera poi si può proiettare anche fortemente per il futuro, okay, avendo certezza che viviamo un bel presente comunque, dottor Abate. Siamo ottimisti. Sindaco, un comune, i comuni in genere fanno sforzi, e quindi chiaramente devono saper fare anche le nozze con i fichi secchi, devono saper far quadrare i conti e con quei conti valorizzare il territorio. I rapporti con Regione e Governo? I rapporti con Regione e Governo, il Governo attualmente, se passa questo progetto che dovremmo presentare entro inizi settembre, 5 settembre, avremo un rapporto col Governo. Con la Regione abbiamo avuto contatti l'altro giorno per la ripartizione del territorio per quanto riguarda proprio questo progetto generale. Altri rapporti non è che ne abbiamo sostanzialmente, perché bisogna dire anche questo, che bisogna andare un po' alla ricerca a livello quasi personale dei vari finanziamenti, dove inserirci. Giustamente diceva il sindaco Cristiano, oggi ci impongono di stare insieme, ma io più che un'imposizione la vedrei come, anzi dobbiamo vederla tutti quanti, compreso Taranto, come un metterci insieme e tirarci fuori insieme. Perché si dice normalmente aiutati che io ti aiuto, certo. Perché io so, Taranto la frequento ogni giorno perché ci lavoro, mi frequento il tribunale, ho un sacco di amici a Taranto ed è una città bellissima che io amo. Credo fortemente nel fatto che Taranto possa risalire la china, perché la città è una delle più importanti del sud, bellissima, e ha anche le persone che possono fare al caso, cioè bisogna rimboccarsi le maniche e non guardare soltanto allo stipendio che dà quell'ente o quell'altro ente, perché noi tarantini normalmente siamo stati abituati sempre a percepire il nostro stipenduccio e ad accontentarci. Allora dobbiamo sviluppare questa mentalità imprenditoriale, soprattutto nel campo turistico e culturale, che può portarci veramente a raggiungere gli obiettivi che vogliamo. L'assessore Lotta, il vice sindaco, ha detto poc'anzi l'impegno nella cultura, nei lavori pubblici. Lavori pubblici non è soltanto l'estramurale oppure le buche stradali, perché le buche stradali o altri aspetti, anche la pulizia del territorio, sono la presenza dell'ABC se uno vuole fare turismo. Come l'ABC anche portare i servizi, noi abbiamo anche problemi che abbiamo ereditato anche di acqua e fogne. Purtroppo abbiamo un'autorità idrica pugliese che oggi gestisce il tutto, quindi non è il comune, e quindi dobbiamo spingere anche lì, spingerci tutti, politicamente e non, per ottenere i finanziamenti sui progetti già presentati, perché noi abbiamo già i progetti pronti e inviati all'autorità idrica pugliese. Quindi bisogna dare anche, mettere in evidenza questi aspetti. Io sarei più per una gestione a livello provinciale oppure da parte dei comuni, perché noi siamo i sindaci e tutti gli amministratori, siamo in prima linea ogni giorno. Non c'è bisogno che i nostri problemi vengano trattati all'esterno, nelle sale lontane da noi e soprattutto a Bari. Allora a questo punto dobbiamo chiaramente fare fronte unico e risolvere effettivamente i problemi, perché questi problemi vanno risolti nel vero senso della parola, per il bene pubblico e il bene della collettività. Siamo in conclusione, Irene Lamanna, un voto secco a questa stagione turistica e magari, chissà, qualche speranza per agosto. 7,5. Ah, beh, positivo. Beh sì, non siamo proprio messi malissimo, però stavamo meglio con qualche tempo fa. E poi forse occorrerebbe anche destagionalizzare il turismo, far sì che Taranto è mare soprattutto, certo, ma non limitiamoci solo all'estate, sfruttiamo per esempio quella ricchezza del turismo religioso, penso alla settimana dei misteri, penso per esempio, è la beffa, che vediamo che Ryanair nei nostri aeroporti fa affiggere i manifesti della settimana santa a Siviglia, cosa bellissima per carità,
però, se permettete, valorizziamo prima la nostra Settimana Santa, certo, e poi, per carità, anche quella di Siviglia. E siamo al momento dei saluti. Verso ottobre-novembre, più o meno, io voglio lanciare come Polifemo, come realtà televisiva, uno scambio interculturale, un gemellaggio, chiamiamolo così, uno scambio interculturale tra Napoli e Taranto, tra la Napoli sotterranea e la Taranto sotterranea, ma anche tra l'artigianato ionico e quello napoletano, i mestieri tarantini e quelli napoletani, la gastronomia tarantina e quella napoletana, e avrei piacere di vedere coinvolti il comune di Leporano, il comune di Crispiano e ovviamente non potrei non avvalermi dell'opera meritoria di Irene Lamanna e dell'associazione Taranto Turismo. È tutto per questa parte di Polifemo. Ora un break pubblicitario e poi nella seconda parte ci spostiamo a Leporano, veniamo a casa vostra e così vi faremo vedere alcune belle iniziative, alcuni belli eventi davvero belli. Mi riferisco al raduno di Sant'Emidio delle auto e moto d'epoca e un momento così simpatico dell'enogastronomia ma anche dell'aggregazione sociale. Mi riferisco alla sagra della salsiccia. Pubblicità e a seguire restate a Leporano con l'estate leporanese, ma restate anche con noi con Delta TV, canale 78. Pubblicità.